Tu. A te la parola, Roberto. Allora, l'intervento di Manlio mi ha fatto definitivamente capire che le questioni di cui abitualmente mi occupo, le questioni giuridiche, economiche, il rapporto tra Costituzione e trattati europei, sono cose, penso, importanti, sottaciute. Pensiamo al fatto che i trattati europei e la Costituzione sono pilastri quasi completamente antitetici, e come diceva Manlio della riorganizzazione dei modelli di difesa, ugualmente i cambiamenti dei connotati economici e democratici avvenuti negli ultimi 25-30 anni a spese, senza menzionarla magari direttamente, della Costituzione e dello stato del benessere di questo paese attraverso l'introduzione di direttive, regolamenti, nuovi trattati cosiddetti europei, perché poi gli europei c'è veramente poco, anch'essi sono stati presentati come misure di razionalismo economico, quasi tecnico. In realtà era il più profondo svuotamento della democrazia sociale costituzionale che abbiamo mai conosciuto dal 45 in poi. Però ho capito, ascoltando Manlio prima, che il prius, lo possiamo dire con parole varie, ma è stato proprio la riorganizzazione imperiale che è avvenuta post-89, a cui, diciamo, la conformazione di questa Europa bislacca, che era bislacca anche prima, ma ha seguito in maniera proprio a ruota la ridefinizione del ruolo e della funzione strategica egemonica degli Stati Uniti e al seguire della NATO. Non è un caso, è un dato di fatto che, se non sbaglio, la stragrande maggioranza delle basi militari in Italia siano americane, non NATO, prevalentemente. No, formalmente no. Quindi, voglio dire, quella riorganizzazione post-89 ha fatto sì che quelle caratteristiche che i trattati europei avevano già prima di Maastricht, prima del 92-93, cioè erano trattati di alta amministrazione che non nascono dotati di statualità come uno Stato, ma che hanno certi principi puramente liberali. Su tutte le tre liberali, libertà di circolazione delle merci, dei capitali e degli stabilimenti, si chiama proprio stabilimenti, delle grandi imprese e poi delle persone, con accanto il totem, il super principio fondamentale che è quello della concorrenza. E poi magari vedremo. Ma tutto questo fino alla fine degli anni Ottanta, per l'assetto del mondo, era comunque mitigato dal fatto che le costituzioni nazionali continuavano a svolgere un ruolo precettivo, cioè le costituzioni erano norme giuridiche che si azionavano sia per le istituzioni sia per i singoli cittadini e per i lavoratori. Da Maastricht in poi c'è proprio questo salto ideologico e pratico, voglio dire, che si ha con il trattato di Maastricht, che non è neppure il più liberista, perché dopo ne verranno di altri, con dei corifei a sinistra, pensate alla Carta dei diritti di Nizza del 2000, che hanno in sé, tutti, me lo ricordo in ambito anche universitario, no? La Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali, è iperliberista, è liberista, siamo la Carta dell'Ottocento da un punto di vista sociale. Basti pensare il diritto di lavorare, la libertà di iniziativa economica è libera, l'impresa è libera, punto. La Costituzione italiana, l'articolo 41, dice ci sono dei limiti e degli obblighi per la tutela della dignità sociale, dell'ambiente, cioè, tutto questo sparisce, quindi si ritorna all'Ottocento. Ecco, la Carta di Nizza è ancora più a destra del Trattato di Maastricht, però è famoso il Trattato di Maastricht perché a Maastricht si ridisegna l'Europa attuale. Banca Centrale Europea,
moneta cosiddetta, moneta comune, ma non è una moneta unica che impedisce politiche economiche in singoli stati, svalutazioni, proprie politiche economiche, investimenti produttivi, niente, e anche lì, quindi quello che diceva Maglio, a livello del, diciamo, dell'imperialismo, l'unica potenza imperialista che cerca di espandersi e di far pagare guerre ai propri sottoposti e subdominanti come l'Italia, nel campo economico, propriamente economico e diciamo democratico, nel senso di ridisegnare gli ordinamenti nazionali, avviene a ruota di quello che diceva Maglio, avviene tutto ciò con i trattati europei dal Maastricht in poi, Amsterdam 96, Carta di Nizza che non era precettiva nel 2000 ma lo diventa nel 2007 con il Trattato di Lisbona, che è l'ultimo del 2007, il quale Trattato di Lisbona è la riproposizione surrettizia della cosiddetta Costituzione Europea voluta da Giscard d'Estaing, che era presidente della Convenzione, e dalla Francia e dalla Germania, ma bocciata dal referendum francese del 2005 ed olandese. Ma come se niente fosse, e qui c'è un parallelismo di non rispetto democratico ovviamente da parte del potere, come nello Stato italiano i due referendum, cioè il referendum costituzionale del 2006 aveva detto le stesse cose di quello del 4 di dicembre, eppure fu l'onorevole Veltroni dopo due mesi, non Berlusconi, a dire bisogna riaprire la stagione delle riforme. Quindi perfettamente d'accordo, una falsa sinistra è molto più pericolosa di una destra, perché almeno la destra la riconosco, dire, no, ma fu Veltroni a riaprire il discorso sulle cosiddette riforme, e qui ritorna secondo me, quindi, strategia imperiale di riorganizzazione del campo occidentale a cui faceva riferimento Mario, e quindi vanificazione totale dell'articolo 11 con la prima guerra del Golfo e tutte le altre. Peraltro il secondo pilastro secondo me è il potere della propaganda, il potere ideologico, come diceva Claudia, perché il capitalismo ha dimostrato di avere questa gamba, si vuol dire, del suo potere ideologico, voglio dire, di far pensare ai sudditi quello che pensano le élite, che è una delle straordinarie vittorie del capitalismo. Questo secondo me non è secondario, ha proprio la sua forza, la sua possanza, voglio dire, propriamente statuale del potere economico capitalista. Quello della propaganda in questa era qui è strabordante, questa cosa. Infatti non si chiamano mica guerra, chiamano operazione politica internazionale, difesa dei diritti umani. E poi la questione economica propria, a cui accennavo prima, dove i trattati comunitari, questa natura, ripeto, bislacca delle istituzioni comunitarie, comunque io me ne sono reso conto alcuni anni fa, a volte leggendo i libri di memorie, ho letto un libro di memoria di un padre dell'Europa attuale, che è Jean Monnet. Jean Monnet è il vero padre dei trattati. Jean Monnet è stato un personaggio straordinario perché durante le due guerre mondiali era un francese che ha lavorato agli approvvigionamenti del Regno Unito per la guerra, soprattutto nella seconda guerra mondiale, e lui spiega benissimo queste libertà liberali dei trattati di Roma del 57, che badate, una certa sinistra, apro una parentesi, spesso adesso cita a sproposito quei tre gatti che erano federalisti, ma non ha niente a che vedere il già risicato e minoritario movimento federalista con questa Europa dei trattati di Roma, e a maggior ragione come si è sviluppata successivamente, perché questi sono appunto organismi che non sono minimamente statuali, ma sono figli di un'ideologia liberale già alle origini, puramente liberale. Infatti Jean Monnet lo spiega bene, perché Roosevelt e Churchill e comunque gli apparati burocratici americani gli dicono: bene, dopo la seconda guerra mondiale, ma sì, dopo il patto atlantico, pochi anni dopo il patto atlantico, che lo facciano pure questi commerci, che si rimettano insieme,
Ma mettiamoci il principio di concorrenza, che gli americani avevano sperimentato dalla fine dell'Ottocento, di Sherman Act, eccetera, contro gli oligopoli, ma nell'ottica proprio egemonica sull'Europa, perché questo principio di concorrenza farà sì che comunque non ci saranno mai dei colossi che potranno competere con i nostri. Quindi c'è una genesi di questa Europa che, ripeto, fino agli anni Ottanta qualsiasi ministro degli esteri italiano o straniero dava poca importanza a quello che avveniva a Bruxelles. Da Maastricht in poi, con la moneta unica, con la Banca Centrale Europea e quello che adesso vediamo, la privazione di sovranità agli stati nazionali, abbiamo capito che ahimè sono importanti, perché sono uno strumento intermedio rispetto alla riorganizzazione occidentale post-89, che ha svuotato della minima autonomia ai singoli paesi, che non possono più avere politiche monetarie, politiche sociali, politiche economiche proprie. E questo, quindi il 4 dicembre cosa è avvenuto? Vabbè, c'è stato un po' qualche buon granello di sabbia nell'ingranaggio infernale, è stato messo, e quindi abbiamo ottenuto una pausa. Secondo me abbiamo ottenuto una pausa. Non abbiamo ottenuto una grandissima vittoria, è importantissimo, perché anche il referendum del 2006 contro Berlusconi, ecco, lì aiutò molto il fatto che l'avversario che aveva identificato era Berlusconi, depositario di tutti i mali, mentre io penso, ahimè, dopo molti anni, che il cosiddetto centrosinistra alla fine non sia stato tanto migliore, anzi, sotto certi aspetti della, no, lo dico anche con rammarico, nel senso, no, dell'ideologizzazione, diciamo, di stampo proprio neoliberale, e fa veramente, fa specie, no, che tanti compagni che già comunisti o socialisti seri siano passati al liberalismo senza nemmeno una parentesi vagamente socialdemocratica, perché c'è stato proprio un salto della quaglia pazzesco, perché a un certo punto dagli anni 90 in poi sembrava che tutta la modernità della politica passasse attraverso il liberalismo. Forse non avevano, Andrea, neppure letto la polemica Croce e Einaudi, almeno la specificità italiana, no? Che aveva torto Croce rispetto a Einaudi. È un gruppo politico, questo qui ultimo, che di cultura sì, no, no, poco. Cioè, no? Quando Croce dice, ma con disprezzo Einaudi, liberismo, per te liberalismo è liberismo economico, Einaudi era molto più pratico e concreto, il mondo anglosassone lo conosceva, era quello lì, liberalismo realizzato era liberismo economico, Croce no, liberalismo è molto oltre, addirittura il liberalismo si può combinare anche con un sistema socialistico, diceva Croce, e molti compagni sono stati crociani nel midollo, voglio dire, con il rispetto, ma anche con questa particolarità che non corrispondeva a quello che avveniva a livello mondiale, francamente. No, qui siamo andati ben oltre, qui siamo diventati liberal, poi, mentre nell'Europa occidentale, prima di Maastricht, fino agli anni Ottanta, bisogna dirlo, perché qualche luce c'era anche nell'Occidente, le socialdemocrazie europee e scandinave soprattutto, le sue, penso alla Svezia, di Olof Palme, di Gunnar Myrdal, grande economista a cui danno il premio Nobel nello stesso anno in cui lo danno a Hayek, il padre dei Chicago Boys, del marginalismo, neoliberismo contemporaneo, lo danno anche a Gunnar Myrdal, questo socialista svedese che era uno dei consiglieri di Palme. Cioè, le socialdemocrazie come quella svedese o scandinava in quegli anni, per esempio, da un certo punto di vista di analisi economica, era propugnatrice del conflittualismo, certo, non della concertazione molto di voga negli ultimi 25 anni tra le parti sociali, che poi l'ha inventata la Banca d'Italia, non la sinistra, la concertazione. Palme e le socialdemocrazie scandinave arrivavano sì a un compromesso socialdemocratico, ma ritenevano fondamentale sale della democrazia il conflitto di classe. Infatti Palme l'hanno ammazzato. Infatti Palme, esatto. No, poi c'è anche questo aspetto, e a distanza di 30 anni, di 31 anni, non si conosce ancora, non c'è un esito giudiziario però si sa della P2 della morte di Olof Palme, perché
uno che un socialdemocratico che si schiera a favore del Vietnam per la Palestina e pone come Berlinguer in Italia la questione nord-sud negli anni Ottanta, ovviamente era un po' scomodo. Quindi dico, Claudia diceva prima, la Costituzione per noi, la democrazia sociale costituzionale, che non è il socialismo, ovviamente è un compromesso, ma è un compromesso nato in un contesto storico sideralmente lontano dagli ultimi 30 anni anche della politica e della società italiana, cioè l'individualismo e l'atomizzazione a cui siamo sottoposti, diciamo, non era neppure pensabile. Lì uscivamo da una guerra e quindi le forze democratiche e quegli italiani della Costituente, io vengo a dire tutti, da Togliatti, Croce, Basso, Nenni, Calamandrei, Concetto Marchesi, ma anche i tanti semplici italiani, si fa per dire, che avevano vissuto due guerre mondiali e il fascismo. Cioè, insomma, erano italiani un po' speciali quelli che hanno scritto la Costituzione, no? Quindi è difficile antropologicamente, i professorini cattolici. Cioè, la Democrazia Cristiana, per dirla, esprime la Costituente un gruppo di intellettuali chiamati i professorini perché erano giovani: Lazzati, Dossetti, La Pira, Moro, Fanfani stesso, Boscevico ora Fanfani, che dialogano sui principi fondamentali della Costituzione, cioè l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 11, cioè l'articolo 3 che è l'eguaglianza sostanziale, secondo il primo capoverso, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto, non legalmente, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei lavoratori alle organizzazioni politiche economiche. Cioè, questo articolo lo scrivono in 3-4. Basso, Togliatti, La Pira e Dossetti, ma si trovano d'accordo su questi principi. Io quando vado nelle scuole e gli faccio leggere questo articolo o altri sul lavoro, lo vedi, i ragazzi strabuzzano gli occhi, ma chi fa prendere in giro? No, perché c'è scritto, però come diceva un vecchio comandante partigiano, Angelo Gracci, che avrei conosciuto, Gracco, dice, finché c'è scritto questo nella Costituzione, io ho combattuto, sono obbligato a battermi per l'articolo 11, per l'articolo 3 secondo comma. E quel momento era diverso, ma siccome, come diceva Gracco, quegli articoli sono ancora lì, sebbene molto imbalsamati, io penso che un fronte ampio e popolare pieno di contraddizioni, io penso, Claudio. Di grandissime contraddizioni perché come Luca, Claudia, gli altri, Andrea, Paola e altri compagni, anch'io nel piccolo negli ultimi anni ho partecipato a tentativi generosi. Un attimo, è un telefono impazzito.